Ciao e bentornati sul canale. Nel video di oggi vi farò vedere il banco sega della Koga in azione. Farò delle prove di taglio con degli spezzoni che ho trovato nel laboratorio e ho deciso di mostrarvi come funziona esclusivamente a batteria, in quanto con l'alimentatore è un normale banco sega. Eccoci qua. Questi sono degli spezzoni che ho trovato nel laboratorio e abbiamo abete da 18 mm, multistrato da 15, un pezzo di legno, non so che senso sia perché è un pezzo che avevo in laboratorio, di legno da 16 mm, ed infine un deltruciolare nobilitato da 18. Adesso montiamo il banco e lo rendiamo operativo. Ah, una cosa che non ho chiarito nei video scorsi. Le guide del banco, queste parallele, hanno una larghezza di 19 mm. Perché qualcuno nei commenti me l'ha chiesto e ho risposto così, e in questo video ve lo dico a tutti quanti. Adesso prendiamo una batteria che è carica, quella da 4 A, la mettiamo nell'alloggio, montiamo la guida parallela. Prendiamo una chiave in dotazione e sblocchiamo la zero clearance. Una volta che abbiamo tolto la zero clearance, procediamo con l'alzata della lama. E in questa posizione troviamo il coltello separatore più basso della lama. Questo ci permette di fare tagli coperti. Se desideriamo invece non fare tagli coperti, possiamo agire su questa leva sbloccandola e il coltello si alza. In quest'altra posizione permette sempre di fare tagli coperti. Mentre nell'ultima, completamente aperto, abbiamo la possibilità di montare la cuffia di protezione e il sistema anticontraccolpo. Poi riblocchiamo la leva. Siamo pronti per rimettere la zero clearance. Riabbassiamo il tutto mettiamo la zero clearance in posizione e andiamo a bloccarla. Prendiamo la cuffia per la lama, e il sistema anticontraccolpo.
Adesso prendiamo il truciolare e facciamo un taglio di prova. Adesso non importa la misura, solamente per farvelo vedere. Diciamo che abbiamo impostato il banco con il taglio a circa 8 centimetri. Blocchiamo. E accendiamo il banco. Come vedete, il pezzo è fermo sul pezzo col dispositivo anticontraccolpo. Questo è il taglio effettuato con la lama in dotazione. Come potete vedere, è un taglio pulito. Non presenta grandi scheggiature. Questa è la misura. Adesso in cima al pezzo e questa alla fine del pezzo. Adesso questo è il pezzo che abbiamo preso per fare le prove. Adesso procediamo con dell'abete da 18. E lo taglierò lungo vena. Blocchiamo. E accendiamo il banco. Ovviamente le protezioni sono state tolte per esigenze video. Questo è il risultato. Ve lo faccio vedere anche a troncare.
prendiamo del multistrato, da 15 mm, e proviamo a fare un taglio da circa 30 centimetri. Adesso sempre multistrato, ma il taglio è da 10. Questo è il taglio sul multistrato. Come vedete, il taglio è pulito. In questo caso vi rimonto le protezioni. Abbiamo bloccato la guida, prendiamo il nostro pezzo da 30 e procediamo con il taglio. Questo è il taglio sul pezzo di legno. Traverso pena. Proviamo anche a farlo lungo pena. Diciamo da 6 centimetri più o meno. Questo è il taglio lungo vena. Questo che vedete qua era un vecchio chiodo che ha fatto la ruggine.
prendiamo il calibro e andiamo a misurare. Non so se lo vedete. Questa è la parte centrale. Ovviamente con le protezioni montate, come in questo caso, non possiamo utilizzare la prolunga del banco perché andrebbe a sbattere sulle protezioni. Quindi per effettuare tagli molto sottili bisogna comunque ad andarle a togliere. Adesso proviamo a fare un taglio da 19 mm, che è la larghezza delle guide. Questa è la guida, infatti il taglio è perfettamente preciso, anche perché non si muove. Non so se in camera riuscite a vederlo. Infatti, mettendolo all'interno della guida, il pezzo esattamente, se essendo preciso della stessa larghezza della guida, non ha gioco. Infatti, non riesco a spostarlo. Adesso abbiamo impostato la larghezza ad un centimetro. Questo è il nostro listello. Da un centimetro. E questo è il taglio che viene fuori.
Questo è l'altro tavolo. Adesso blocchiamo un attimo e andiamo a rifinire questa tavola. Prendiamo lo spungipezzo. E abbiamo fatto un taglio a 8,2. Eccolo qua. Rimettiamo il nostro spungipezzo nel suo alloggio. E rimettiamo in sicurezza il banco. Una cosa che mi avete chiesto nei commenti degli scorsi video è se questo banco è dotato di una guida parallela. Forse qualcuno magari si è perso i video scorsi, però sì, ho una guida parallela che si trova qui sotto. Eccola. Questa è ovviamente è quella data in dotazione ed è in alluminio con gli scatti preimpostati sui sugli angoli più comuni, quindi abbiamo 45, 55, 90 e così dicendo. Come vedete, un minimo di gioco ce l'ha. Diciamo un po' come tutte. Ovviamente può essere usata sia a destra che a sinistra della lama, a circa 17 centimetri, scusate, 17 millimetri. Abbasso la lama e la vado a posizionare. Come vedete, un minimo si è spostata, perché ovviamente c'è un minimo di gioco. Ma parliamo di un millimetro, appunto. Quindi su tagli di precisione non è utilizzata come in tutti gli altri banchi. Per la carpenteria a cui è destinato questo banco è un margine di errore più che sufficiente.
Anche se devo dire che la guida è di ottima fattura, perché rispetto alle altre è completamente in alluminio. Adesso vi dico lo spessore. Di 2 mm e mezzo di alluminio. Adesso possiamo fare delle prove per quanto riguarda i tagli a 45 gradi, quindi blocchiamo, inchiniamo la lama. Questo è il pezzo che ho tagliato. E non so se si riesce a vedere in camera. Allora ragazzi, queste sono le prove che ovviamente ho effettuato adesso così, stando in laboratorio senza far nulla di concreto. Giusto per farvelo vedere perché qualcuno nei commenti dei video scorsi mi ha chiesto appunto di vederlo in funzione e mi ha chiesto anche se fosse preciso o meno. Allora diciamo, io ritengo che sia abbastanza preciso, anche se man mano che lo sto utilizzando sto vedendo che cosa o meno settare e come settarlo. Però diciamo che tutto sommato nel banco già era abbastanza preciso e settato. Sto aspettando di avere il goniometro digitale per verificare bene i 90 gradi e i 45 in modo da settarli una volta con gli eccentrici che stanno di fronte, che ho fatto vedere appunto nel video del descrittivo e dell'unboxing. Giusto, ecco, queste piccole regolazioni perché la guida parallela comunque è esattamente a 90 gradi. E già, questa è di fabbrica e questa è una buona cosa. Per quanto riguarda la durata della batteria, dipende ovviamente dallo spessore che si va a utilizzare. Ovviamente più aumentiamo di spessore e ovviamente meno dura la batteria. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!